Costruita nel cantiere di San Marco a Trieste, l'Australia compie il primo viaggio verso la terra che le ha dato il nome, toccando alcuni dei maggiori porti d'Italia, e primo Genova, dove l'ha salutata il ministro Petrilli. 13.000 tonnellate, impianti modernissimi, scrutatore, radar e tutti i conforti che fanno di una traversata la più piacevole delle vacanze, la motonave ospita per il tratto Genova-Napoli il sottosegretario Brusasca, l'onorevole Dominedò, il ministro plenipotenziario Corsi. Il Vesuvio e il Golfo, approdi stupendi e familiari, oltre i quali l'Australia comincerà a conoscere le terre distese sotto costellazioni diverse. 22 giorni le basteranno per toccare il primo porto australiano, un record. 5 giorni di vantaggio sulle navi che vanno al quinto continente.